Chicago. E probabilmente l'ho fatto anche volutamente perché mi sono reso conto che ultimamente c'è proprio questa tendenza, Twitter è cioè la cosa più attuale, no? Di cercare di rendere tutto molto stringato e che proprio riesca a colpirti. E quindi appunto ho cercato di stringere forte, di non divulgarmi troppo, di seguire i suoi suggerimenti, anche se a me onestamente non piace troppo perché lo vedo un po' come un trucco di fare capitoli corti, di fare capitoli perché non mi piacerebbe proprio che tutti Insieme. frustiamo, perché comunque se leggi, leggi, se no guardi in Twitter, vabbè, comunque sia. E poi ovviamente di cercare di mettere frasi e cose che ti diano un interesse a approfondire. Quindi probabilmente ogni giorno ci sono musica diversa, potrebbero spingere a cercarla di nuovo, ad ascoltarla. Quindi te, vabbè, Pink Floyd li conoscono tutti, però mi ero messo su suggerimento di alcuni amici, anche di un amico che vedo anche qua ad ascoltare, per esempio, Steven Wilson, che ho messo, e poi appunto tante cose che magari ho sentito, ho ascoltato, che necessitano appunto di un approfondimento, che però rimanga il segno colpito per poterlo appunto approfondire. Sì, io credo che intanto c'è anche quando lui è piombino, c'è Last Train to London dell'Electric Light Orchestra,